San Sostene Borgo, serata di musica, degustazione e cultura. A San Sostene Borgo, nell'ambito del cartellone estivo dell'amministrazione comunale, si è svolta una serata di musica, degustazione e cultura in collaborazione con l'Associazione Turistica Culturale Proloco, il bilancio del sindaco avvocato Luigi Aloisio. Sindaco Aloisio, sono iniziati i festeggiamenti qui a San Sostene e serate spettacolari. Sì, San Sostene, sia al Borgo che alla Marina. Al Borgo stasera con i Gioia Popolare, musica popolare secondo le tradizioni di San Sostene e della Calabria intera. Ringraziamo la Regione Calabria per il contributo e la Proloco perché collabora sempre nelle nostre iniziative. Poi il 19 e il 20 andremo in Marina con Alma Folco, Yamakorà e il 19 anche il nostro squillace Nicola che è stato premiato recentemente a Castrocaro. Quindi un mix di musica popolare e non per un divertimento sicuramente assicurato. Un ringraziamento particolare va pure al promoter di questi ragazzi, Teo Sinopoli. È sempre presente con noi, ci porta delle belle realtà, nei nostri paesi e noi lo ringraziamo chiaramente sempre. San Sostene è un paese che si distingue dagli altri e tanta gente qui al Borgo e anche alla Marina. Ieri è stata splendida con il Comitato Feste, speriamo stasera anche il 19 e il 20. Poi oggi possiamo dire, preannunciare, ma già l'avevo fatto tramite la vostra emittente, ci saranno delle chicche nella sagra della Proloco perché sarà introdotta la pasta alla sansostenese con le melanzane, la pasta con la carne salata, oltre le specialità solite della trippa, panini con salsiccia e così via. Quindi diciamo che il rispetto delle tradizioni a 360 gradi, con la musica e con la cucina. La serata, lietata dal gruppo Gioia Popolare, grazie anche al contributo regionale, la piazza si è trasformata in una vera discoteca all'aperto. Tanto divertimento grazie all'impegno dell'Associazione Turistica Proloco del presidente Silvana Gualtieri, che ci dà anche l'appuntamento delle serate del 19 e 20 di agosto. Buonasera a tutti, sì, questa è una serata che è offerta dall'amministrazione provinciale, regionale, scusate, regionale, insieme al sindaco, all'amministrazione comunale, alla Proloco, vedremo, speriamo in un'ottima riuscita da questo evento, spero in una bella partecipazione di persone. Si possono degustare panini con salsicce e tant'altro. Sì, questa sera abbiamo solo panini e salsicce con contorno di cipolle e i vari contorni. E vi aspettiamo giorno 19 e 20 giù in Marina a degustare altre specialità e soprattutto i nostri cocktail, che è una novità. Una Proloco sempre attiva grazie a questa collaborazione immensa con l'amministrazione comunale. Sì, dobbiamo veramente ringraziare l'amministrazione comunale, sempre presente. Una ottima, una bellissima collaborazione e devo ringraziare soprattutto tutti i soci sempre presenti nelle varie operazioni, in tutto quello che dobbiamo fare.